real world evidence non è certamente una cosa nuova, nasce all'inizio del secolo scorso e progressivamente ha assunto sempre più importanza perché è un elemento complementare, assolutamente necessario per la medicina delle evidenze. Non c'è nessuna competizione con i trial clinici randomizzati, ma è appunto un arricchimento, una complementarietà che consente di avere dei dati che o non ci sono perché i trial in quel particolare contesto non sono fattibili, perché non sono etici o per vari motivi, oppure integrano, espandono quello che ci dicono i trial. I trial parlano soprattutto di efficacia, perché analizzano la nuova tecnica, il nuovo farmaco nelle condizioni ottimali, cioè best patient in best centers. Mentre invece questo non è quello che può servire esclusivamente nella pratica clinica. E la real world evidence espande eventualmente il risultato ottenuto nel trial alla popolazione generale dei pazienti, alla possibilità di espandere il follow-up, quindi darci delle informazioni in termini di tossicità e di efficacia protratta nel tempo rispetto ai trial, che generalmente hanno una durata di 1, 2, 3 anni, alla possibilità, diciamo, di granulare quello che è il risultato del trial, nel senso che certe popolazioni con delle analisi, delle subanalisi, possono consistenti, con numeri consistenti, possono accedere a un trattamento, a quel trattamento, anche se non sono state considerate o erano in numero insufficiente nel trial. Poi, ovviamente, un elemento nuovo, importante, è rappresentato anche dall'applicazione dell'intelligenza artificiale sui grandi numeri e registri, che non si può applicare ovviamente sui trial. La real world è generatrice di nuove ipotesi, ovviamente, e un altro elemento che non si può desumere dai trial è la epidemiologia, intesa come incidenza, come prevalenza di una malattia, come trend nel tempo e come modelli di costo-efficacia. Tutti elementi che un trial non ha. Quindi nessuna competizione fra le due cose, ma un riconoscimento della real world evidence ad un livello che è, non vogliamo dire, uguale o comunque molto vicino all'importanza dei trial. Fortunatamente le società scientifiche e soprattutto gli enti regolatori per i farmaci hanno capito l'importanza della real world, forse l'hanno capita ancora prima dei clinici e dei medici e hanno dato delle regole molto precise. Si possono trovare per esempio nel sito NICE, che è l'agenzia del farmaco inglese, molto molto ben fatte, in cui spiegano come fare gli studi di real world e in cui spiegano anche il fatto che loro utilizzano già la real world evidence con tutte le segnalando tutti i momenti in cui è necessario integrare il trial con la real world. Quali sono gli elementi fondamentali per creare un real world data affidabile? L'accuratezza, la completezza, la provenienza, la governance, che vuol dire chi può accedere e modificare i dati, il controllo a posteriore dei dati. Sono questi gli elementi fondamentali che vanno attentamente disegnati, seguiti e monitorati per avere dei registri che ci permettono poi di ottenere delle evidenze solide, nella real world.